Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Deportano, ragazzi. Oggi siamo in un nuovissimo video di Fortnite. Ragazzi, sarà un video molto particolare perché cambierà un po' la storia del mio canale. Però questo, ragazzi, ve lo racconterò in partita. Tanto vi ricordo di lasciare un bel like e iscrivervi al canale. Scusatemi ragazzi per la voce, però sapete come viene l'inverno e iniziano ad esserci le prime influenze. E naturalmente sono io il primo. Direi ragazzi di andare in partita per parlarne con più calma. Ok ragazzi, eccoci qua nell'isola dello spawn. Solamente gli OG del canale però ragazzi, anche se in questo tempo stavo un po' riportando queste due persone, ovvero BSC Karama ragazzi ed SQDPere, che sono state le prime persone con cui ho fatto video, live, shorts anche. Dall'inizio ragazzi, da quando ho creato il canale. Queste due persone ragazzi ho iniziato a conoscerle per la prima volta in prima elementare, dove appunto ragazzi ci siamo conosciuti. Alle medie, vabbè, facciamo ancora la stessa scuola. Anzi, se devo essere sincero, dico per fortuna che non siamo nella stessa classe. Però ragazzi, credo come ogni persona al mondo abbia un miglior amico o migliore amica. In questo caso ragazzi ho un miglior amico che conosco però dalla nascita, con una differenza ragazzi di almeno credo 2 mesetti, credo. Per dirvi di quanto ragazzi, cioè lui per me non è in realtà un migliore amico. Comunque ragazzi è Pix. Per chi non lo conoscesse ragazzi, lascio il link del suo canale in descrizione, fa anche lui dei video. Per me lui ragazzi non è un migliore amico, per lui me è un fratello. Ci siamo sempre supportati a vicenda ragazzi, quando uno dei due aveva dei brutti periodi, quando magari ragazzi bullizziamo e continuiamo a farlo ragazzi, perché siamo abbastanza bullizzati alle medie. E voi direte ragazzi, va bene, però cosa è successo? Adesso ragazzi ve lo dico. È da qualche settimana, anzi forse da un mesetto per essere precisi, che BSC Karama ragazzi ed SQDPere fanno la stessa scuola di calcio e anche Pix. E per tutti questi anni in realtà raga non ci sono mai stati problemi, cioè magari c'era quel litigio che però durava poco. Mentre questo ragazzi è una roba scandalosa. Spero che questo video ragazzi sia di insegnamento anche per voi, perché potrebbe ragazzi esservi utile, fidatemi. C'è sempre stato questo bulletto qua nella scuola di calcio di nome Ian. Che aveva sempre preso in giro me perché ero scarso a calcio, però sinceramente non me ne fregava un cazzo. Scusate il termine ragazzi, però. Che prendeva a giro me ragazzi e Pix. Come tutti sappiamo ragazzi, appena fi si finisce una partita, un allenamento di calcio ragazzi, per qualsiasi sport voi fate, si dovrebbe tecnicamente fare la doccia nello spogliatoio. Un mese fa Pix aveva fatto appunto un allenamento. Subito dopo naturalmente è andato a fare la doccia. Cosa è successo però? SQDPere, BSC Karama ed Ian, anche ragazzi altra gente che però non faccio nome perché potrebbe ragazzi essere bannato questo video. Loro da grandi persone, perché si credono più forti, sono più brave di sicuro. Loro cosa hanno fatto ragazzi? Appena proprio si era asciugato, tutto vestito, l'hanno preso per le gambe, per le braccia e l'hanno portato ragazzi di nuovo sotto la doccia, l'hanno accesa e gli hanno anche tolto ragazzi i vestiti, c'è una roba. E poi cosa hanno fatto da persone intelligenti? L'hanno filmato ragazzi. Questo è cyberbullismo. Adesso la mamma naturalmente di Pix sta provando a dire all'allenatore di sospendere i ragazzi che hanno appunto fatto questo, perché io con le persone lì ragazzi mi fidavo ciecamente. E naturalmente appena Pix quel giorno era tornato a casa, stava piangendo e la mamma di Pix appunto ha detto: cosa è successo, cosa hanno fatto? Lui appunto ha rispiegato tutto, potrei ragazzi anche dire delle cazzate come ho detto prima. E appunto quel giorno Ian aveva provato, cioè la mamma di Pix aveva detto ad Ian appunto di chiedergli assolutamente scusa dopo quello che ha fatto, anche se ragazzi delle scuse non sarebbero bastate perché l'avevano filmato e giustamente ragazzi è cyberbullismo. Quindi praticamente potresti anche denunciarlo volendo. Ha deciso la mamma di Pix giustamente di nascondersi per vedere Ian quel giorno cosa avrebbe fatto. E ragazzi è stata una coincidenza enorme quel giorno.
Infatti stavano giocando tranquillamente con Ion e tutto il suo gruppetto di bulli. E cosa è successo? Si era avvicinato questo 2008, ragazzi, a mio parere gentilissimo e carinissimo. A questo 2008, ragazzi, non piaceva il modo in cui giocava Ion, perché ragazzi giocava troppo forte, tirava le pallonate troppo forti, faceva del male, faceva gli sgambetti. Giustamente gli dice: ma come mai hai smesso di giocare? E ha detto appunto che non gli piaceva il suo modo di giocare. La mamma di Pix fa un'azione che, ragazzi, andava su fanpage se qualcuno registrava. La mamma di Pix, ragazzi, fa un'azione incredibile. Va da sola. Vabbè, c'era anche il nostro supporto, naturalmente. Contro quei quattro bulletti lì più Ian. Dicendo raga tutta la verità, però loro no, si sono rivolti in una maniera veramente maleducatissima nei suoi confronti. È andata addirittura a chiamare un allenatore che io, ragazzi, sinceramente non lo sapevo, lavorava per la polizia, e che li ha addirittura minacciati di chiamare i carabinieri, perché giustamente, raga, e qui uno della loro gang ha detto: no, guarda che io ho già un penale in corso. Per chi non sapesse, ragazzi, un penale è quando sei già stato ripreso dai carabinieri, però quando sei minorenne. E una roba incredibile. Praticamente, ragazzi, dopo SQD per via ma hanno chiamato addirittura Pete, che era una femminuccia, era un grassone, era un bimbo minchia del cazzo, cose, ragazzi, non sono neanche vere, quindi per favore, ragazzi, dai. E raga, sapete cosa ha detto? Ha detto che è una femminuccia, grassone, bimbo del cazzo. Allora, prima di tutto, chi lo dice lo sa dire, no, raga. Vabbè, no, a parte, raga, gli scherzi, lui non lo è. Lui, ragazzi, è una persona bravissima, educatissima, soprattutto simpaticissima, intelligentissima, in confronto a me che sono una capra ignorante. E ragazzi, non lascerò mai più che qualcuno insulti in questo modo il mio amico, il mio migliore amico. Mi correggo. Poi, ragazzi, non potevo più editare, quindi adesso finirò il video in questo modo, ragazzi. Purtroppo, alla fine tutte le sue scuse non erano vere. O deciderò infatti di non portare più video sul canale con SQD per BSCKrama, come magari dirò adesso. E di portare invece, ragazzi, Io altri ragazzi amici di... adesso lo non farò sto mai più dicendo adesso. video sul canale insieme a BSCKrama e SQD Pere. E darò, ragazzi, l'opportunità anche a youtuber che sono giovani, che stanno crescendo, che ho conosciuto. E voglio dargli, ragazzi, una possibilità, fargli conoscere un po' la nuova YouTube, perché ragazzi loro non sono ancora abituati perché sono abbastanza giovani. E ragazzi, magari potrei anche portarli sul canale e iniziare una piccola collaborazione. Voglio dare la possibilità alle nuove giovani promesse di YouTube, per esempio come me, Arbitz Gamer e Pix. Non mi sono assolutamente autovantato tantissimo. Forse mi sono autovantato un po' troppo. E ragazzi, spero che questo video sia stato utile in caso per alcuni di voi. E raga, scrivete tutti nei commenti hashtag no al cyberbullismo. Fermiamo, raga, Allora, questo adesso, video. ragazzi, Grazie. parlo sopra perché ho letto delle minchiate incredibili. Fermiamo, ragazzi, Comunque, questa raga, cazzo di... hashtag no al cyberbullismo. Dobbiamo fermare, ragazzi, questo Fermiamo, cyberbullismo ragazzi, perché sta Fermiamo, addirittura ragazzi, sto uccidendo delle cazzo di persone. cyberbullismo, perché non ce la faccio Mi più. dispiace Io sono moltissimo. stato, ragazzi, vittima molte volte di cyberbullismo e anche bullismo normale. Detto questo, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Bella.